Manca ancora l'ultimo corpo da identificare. Tutti gli altri hanno un nome e un cognome. Il giorno dopo la sparatoria più sanguinosa della storia statunitense, 50 le vittime, una mattanza, cresce la rabbia mentre il dolore è troppo forte da sopportare. Omar Mateen, il killer del Pulse, la discoteca gay di Orlando, nato 29 anni fa a New York da una famiglia di origine afghana, era una guardia giurata e voleva fare il poliziotto. Il capo della polizia di Orlando, sesta città della Florida, conferma che Mateen ha chiamato il 911, il numero di emergenza, e ha giurato fedeltà allo Stato islamico. Molte ore dopo, il Califfato Nero rivendica, lo rifà oggi con questo messaggio audio sulla radio ufficiale. Ma è quasi impossibile verificare se avesse davvero legami con i terroristi. Perché l'ha fatto? È stato un atto di terrorismo o un folle gesto omofobo? Si poteva evitare? Queste le domande cui trovare le risposte. L'ex moglie di Mateen lo descrive come un uomo instabile e violento. Mi picchiava per niente, abusava di me e mi impediva di parlare con la mia famiglia, afferma la donna ancora sconvolta. Il padre del killer, un personaggio controverso, fan dei talebani, sta dicendo che suo figlio era un bravo ragazzo e che non sa perché lo ha fatto, ma secondo lui la religione non c'entra, era omofobo. Come lui, viene da dire, viste le sciocchezze che dice sui gay e di fantomatiche punizioni divine. Sono scioccato, afferma l'imam della moschea frequentata da Mateen. Ricorda il killer come un uomo riservato. Veniva qui 3-4 volte a settimana. L'ho visto venerdì, 2 giorni prima della strage. A fine giornata emergono ulteriori dettagli dalle indagini. Ci sono altre persone indagate. Inoltre, Omar Mateen sarebbe stato 2 volte in Arabia Saudita, nel 2011 e 2012. L'anno dopo, il futuro killer è finito nel mirino dell'FBI, che lo ha interrogato e rilasciato 3 volte perché è ritenuto vicino ad ambienti estremisti. Ma nonostante fosse sotto osservazione, ha potuto comprare una settimana fa liberamente un fucile e una pistola con cui ha ucciso 49 persone. Questa notizia ha creato e creerà ancora molte polemiche negli Stati Uniti.